È giovedì 7 luglio e siamo al Teatro Dal Verme per il 12° appuntamento della Milanesiana 2011. Il titolo dell'incontro di questa sera è Viaggi, sentimenti, bugie e una lunga notte. Tra gli ospiti i registi André Ruth-Chamas, Giuseppe Tornatore, il musicista Shel Shapiro, Gene Gnocchi, Giovanni Puglisi e Vittorio Sgarbi. Tutto esaurito per l'ultima serata al Teatro Dal Verme, che ha visto alternarsi sul palco un inedito Vittorio Sgarbi che ha recitato alcune poesie sull'amore di John Donne. Gettiamo i nostri piaceri con rude violenza oltre i cancelli di ferro della vita. E si è pronunciato così sul rapporto tra arte e bugie. Ma forse il rapporto è più stretto di quello che non può sembrare, perché in alcuni dipinti il pittore, invece di scrivere la sua firma eseguita dal verbo pinxit o pingebat, scrive finxit, nel senso che il dipinto è finzione rispetto a una realtà che sostituisce. E ci sono dei quadri in cui si vedono delle mosche dipinte, ma non le prende per vere, sono dei giochi illusivi per cui uno crede che sia realtà e invece è pittura. Quindi nella abilità di alcuni artisti la finzione è la chiave della riproduzione del reale, la realtà deve essere sostituita in maniera così efficace che uno creda che non sia un dipinto ma sia la verità, per cui c'è un rapporto. La regista teatrale André Ruth-Chamas. Quanto il teatro si nutre della menzogna? Beh sì, nel senso che in teatro il problema di mentire o non mentire non esiste, cioè è chiaro che tu non sei il personaggio che sta parlando, per cui di per sé parte dal fatto che tu entri nella vita di un altro. In questo senso non puoi pensare al teatro senza la menzogna. E Giovanni Puglisi, rettore dell'Università IUM di Milano, che ha ritirato uno dei due riconoscimenti della serata al posto del regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, costretto a ritornare a Roma poco prima dell'inizio dello spettacolo. L'altro premio è andato a Vittorio Sgarbi. Fuochi d'artificio nel finale con le note di Shel Shapiro. E la verve comica di Gene Gnocchi. Il 30 poi mi sono all'ingotto, c'è la presentazione di questo nuovo utilitario della Fiat Ikea. Costa 20 euro, però devi montarti la torcia. Qual è il rapporto tra la comicità e le bugie? Beh, la mia comicità è fatta quasi esclusivamente di bugie, quindi un rapporto strettissimo, perché io non riuscirei a fare comico se non raccontassi un sacco di balle. Sono in difficoltà con 80 bambini che fanno chiasso, un casino pazzesco, sono in difficoltà, cosa faccio? Faccio l'unica cosa che può fare un uomo in difficoltà, cioè chiamo Bertolaso. Chiamo Bertolaso che arriva con l'esercito, con questi occhialini in 3D, li mette ai bambini e mette su questa fiaba dal titolo La principessa Maria Stella e l'incantesimo del ranocchio non docente, che è una fiaba bellissima, la storia di Maria Stella e Gelmini che baciano un ranocchio, questo diventa bidello unico,